Io anche quando organizzo mostre o seguo dei singoli artisti e la pubblicazione, ho sempre cercato in qualche modo di trasmettere che lavoro facessero, no? Allora tu hai due modi, quello da curatore e l'allestimento della mostra. Quello teorico è contestualizzarlo nella storia dell'arte, anche se. E da qui nasce l'interesse per la teoria che già c'era. Io vengo dalla teoria letteraria, poi ho spostato questo interesse invece sull'arte. Così nasce Postmedia. In Italia il pubblico è più interessato allo storico che al contemporaneo, anche se negli ultimi 10 anni sono un po' cambiate le cose. Ma se guardiamo poi alle manifestazioni pubbliche, cioè le uniche istituzionali, noi abbiamo solo la Biennale di Venezia, quindi i grossi investimenti non ci sono sul contemporaneo, no? A differenza di paesi come Germania o Inghilterra, tu pensa solo alla storia della Tate Gallery, no? E quello che ha significato anche in termini di turismo culturale. È un motivo di orgoglio per me pubblicare artisti italiani e anche giovani, perché spesso ci sono persone che fanno una personale ricerca, può essere molto interessante. Noi ne abbiamo pubblicati 6 o 7 finora, quindi non è poco. A me interessa molto seguire delle ricerche, no? È chiaro che poi il mercato non ti premia, noi siamo chiaramente una editoria molto di nicchia, la cosiddetta micro editoria. Però comunque un pubblico c'è, cioè basta il fatto che poi i libri non sempre, ma spesso raggiungono, diciamo, il break-even. Quando parli di contemporaneo parli di qualcosa nel suo farsi, e quindi è difficile fare del manuale su qualcosa che sta succedendo, no? E l'oggi è fatto di frammenti, quindi io pubblico, se vuoi, ricerche frammentarie legate a una tendenza dell'arte, anche estetica relazionale o post-production, non sono completi. Non parlo di tutta l'arte esistente in quel periodo lì, no? Sono delle mappature però legate a dei concetti. Sì, a me piace molto il lavoro curatoriale, purtroppo in Italia è prevalso ultimamente, anche a causa della crisi, è prevalso un'arte un po' da vetrina, cioè grandi eventi, micro eventi spacciati per grandi. Non c'è più lavoro curatoriale vero e proprio, anche i giovani curatori che vedo sono pochissimi che li fanno un lavoro serio, cioè il mettersi in mostra anche del curatore. Questo è. Dal mio punto di vista, anche il fatto che il giovane curatore oggi non è uno che si dà da fare come succedeva anni fa, no? Perché si creava le occasioni, sembra un po' alla ricerca di consenso, il che è sbagliato. Cioè anche l'artista, se cerca solo consenso, fa un pessimo lavoro dopo. Il curatore deve essere una persona curiosa, non può chiudersi nella storia, deve essere una persona attiva che si guarda in giro e che ascolta proposte e che sia stimolato da quello che succede. E in effetti io leggo un sacco, ma io credo, se mi devo analizzare, la mia prima fonte è il cinema, poi la televisione e poi i libri. Le letture, ma se vuoi ci metto tra le letture, ci metto anche internet, ovviamente. Cinema forse può sembrare strano, però a me piace analizzare i film. Spesso capisco che certe scelte narrative derivano dalla lettura di certi libri. Di fronte all'opera, cioè l'ideale è essere un po' tabula rasa. È chiaro che non puoi fare a meno di avere la tua esperienza di letture, di conoscenze, know-how, eccetera, eccetera. Ma devi fare in modo di non cadere nei luoghi comuni quando ti trovi davanti all'opera. Cioè, spesso, soprattutto se vedi il lavoro di giovani, la cosa più normale che può esistere è che tu fai dei collegamenti con artisti del passato, con opere del passato, e se guardi solo la forma, spesso questo ti frega. Perché magari quell'artista vuole dire un'altra cosa e tu però non segui il processo nuovo, segui il processo vecchio che hai dentro di te, già bello e, no, catalogato. Tutti gli artisti copiano, ma quello che spesso discuto con i miei colleghi è che l'arte concettuale è l'arte più facile da copiare, proprio perché non ha una manualità della forma. Però l'arte non ammette ignoranza, è come la legge. Devi saperlo, perché tanto per non ripetere, no, cose già fatte, ma non a livello visivo, proprio a livello concettuale.